È possibile scrivere una storia d'amore, una vera storia d'amore senza sembrare stupidi, ingenui, fuori dal tempo? È possibile parlare d'amore in un momento come questo? Io credo di sì. Ho raccontato una storia di due innamorati che sono costretti da circostanze atroci a stare lontani 20 anni, ma questo nel disastro del mondo non impedisce all'amore di continuare a esistere, alla fiducia di continuare a esistere, e questa fiducia può realmente far rinascere il mondo, insomma, può farlo ripartire. Per questo il mio non è un libro apocalittico, come forse qualcuno ha detto, ma è un libro sulla difficile speranza.